Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come si può benissimo notare dalla faccia, sono sconvolta. Sembra che ho appena passato veramente una crisi di pianto. In realtà sono uscita, poi vi spiegherò anche il perché. E niente, sono morta di freddo, sono appena arrivata a casa, ho i minuti contati e quindi mi devo sbrigare a fare il video. Non avevo neanche il tempo di darmi una sistemata, guardate che condizioni. Comunque, oggi, come avete letto dal titolo, mi preparerò con voi, dal momento che ho un 18esimo, uno degli ultimi che sono rimasti, e quindi sono uscita per cercare il vestito da mettere stasera. L'ho scelto, non l'ho provato, quindi lo proveremo insieme, altrimenti veramente sono nel panico. Mi truccherò insieme a voi, mi farò i capelli insieme a voi, insomma, mi preparerò insieme a voi i Get Ready With Me, l'avete già visti, insomma, se mi seguite. Se vedete questa camicetta, è per parlarvi di un brand che si chiama così. E vi giuro che mi piace veramente tantissimo perché vende tutte cose in seta. Io adoro la seta come tessuto, penso che sia il mio tessuto preferito. E infatti mi sono letteralmente innamorata di questa camicetta che, come potete vedere, è molto molto bella. E cioè, almeno a me piace particolarmente, si può usare in un sacco di occasioni. Secondo me la camicia bianca è un must have. Si può utilizzare in situazioni eleganti, in situazioni non eleganti. Quindi secondo me è un must have in generale. Comunque su questo sito potete trovare qualunque cosa in seta, oltre a, vabbè, il vestiario. Troverete anche delle cose che adesso per esempio vi faccio vedere, come le federe per le lenzuola, per i cuscini, anche dei pigiami e altro ancora. Chiaramente è una seta di qualità e ho scoperto che la seta come tessuto, indossare la seta, fa bene sia ai capelli che alla pelle. Io non lo sapevo. Assorbe anche l'umidità, favorisce il sonno, un sacco di cose. Se siete interessati vi lascio nell'info box un link in cui questa cosa, diciamo, è un po' più approfondita. E vabbè, quindi io ho questa camicetta in seta, poi queste due federe per cuscini che adesso non riusciranno mai a entrare nell'inquadratura, però ci provo. Non so se si vede, comunque vedete, è così e l'altra è uguale. E appunto sono un sacco morbide, non vedo l'ora di provarle sul mio cuscino. Queste due. E poi ho anche questi scrunchies, che adesso andremo a vedere come sono. Questi sono, vabbè, rosa. Uno è così, ovviamente sempre in seta. Uno è un po' più stretto e piccolino. Questo è proprio stretto, elastico normale. E questo è, diciamo, la versione più piccolina di questo, quindi troverete anche degli scrunchies in diverse dimensioni, soprattutto in diversi colori. E se vi può interessare, su questo sito con il mio codice sconto, che è questo qui, ma comunque ve lo metto nell'info box, avete il 12% di sconto. Quindi se vi va di approfittarne, andate a dare un'occhiata. Comunque in ogni caso nell'info box vi metto anche tutti i link di queste cose che vi ho mostrato adesso. Fatta questa piccola premessa, avrei tanto voluto mettere questa camicetta per stasera ma non posso. Andiamo a vedere la preparazione per questo 18esimo. Intanto mi lego i capelli con il nuovo scrunchies perché lo voglio anche provare. Molto molto carino. Adesso vi mostro il vestito che ho scelto e che dovrò anche andare a provare, cioè me lo provo proprio adesso in diretta con voi. Il vestito in questione l'ho preso da Jessica, che non ci avevo mai comprato in realtà, però mi serviva ed è il più vicino a casa mia. È questo vestito qui, che tra le altre cose era anche scontato. Che cos'è, in camoscio, non lo so. Ah, le coppiette tipo del reggiseno sono dentro, però volendo si possono anche togliere, credo. Niente, adesso me lo vado a provare perché sono troppo curiosa di vedere se mi sta o meno. Allora, non è che mi dispiace, non è brutto, mi piace. Il problema è che non so se è adatto dal momento che scende, cioè un po' a largo qua. Quindi la mia paura è che col fatto che poi sicuramente si ballerà, non è che sarò tutto il tempo ferma, devo stare sempre attenta qui. Alternativa, questo qui, che però ho già indossato, che è così davanti, tutto così, e dietro è scollato. Però preferirei uno così, anche perché comunque, cioè, nel senso, l'ho comprato apposta, ecco. Devo dire, mi sono convinta, perché ho fatto la prova ballando e non mi scende, perché comunque c'è questa parte che non è tirata, però comunque lo tiene, diciamo. Mi vado a truccare, in realtà prima mi devo struccare, quindi adesso andiamo a struccare insieme e poi mi vado a ritruccare. Ora mi prendete per scema, però per chi capisce di cosa sto parlando vuol dire che io adesso devo rifare il tipo di make-up, cioè è completamente diverso quello che ho adesso. Sono arrivata a casa che mi deve dare... Mi deve dare le cuffiette perché io senza AirPods, ve lo giuro, sembra una cosa strana, ma non mi riesco a truccare. Cioè, ho questa fissa che mentre mi trucco devo avere la musica. Comunque, adesso mi strucco utilizzando lo struccante proprio questo qui, prima il sapone, senza cercare di macchiare il vestito. Per farvi capire tempisticamente come siamo messi, sono le 6:34, la festa si comincia alle 8:30, però io devo uscire alle 8, quindi questo vuol dire che ho un'ora e mezza per prepararmi, che direte è tanto, non è niente, cioè fidatevi che
Oddio, magari senza il vlog ce l'avrei fatta, ma col fatto che devo stoppare, ricominciare il video, truccarmi mentre vi spiego e tutto quanto, ci metto il triplo. E adesso mi vedrete passare dalle stalle alle stelle, letteralmente. Ho messo questa magliettona larga perché... cioè, tutto per il vestito. Che non si potrebbe sporcare il vestito. Ora, comincio subito mettendo la base, che metterò... vabbè, comincio con la crema. Che è questa qui. Poi dopo la crema vado ad applicare il fondotinta, che applico un po' più o meno su tutto il viso. Utilizzo questo qua di Dior. Il correttore è questo qui, HD NYX numero C004. Nel mentre comunque si sono fatte le sette. Top. Non ce la farò mai. Applico questo qui, che è fatto così, e serve per il contouring. Lo vado ad applicare qua, qua e sul naso. Non si vede niente, mi sa che devo spostare la videocamera. Ok, primo step fatto, ho messo tutto il correttore, eccetera. Come si può benissimo notare, sono bianca, quindi vado di... come base metto la cipria, questa qua della NYX, che metterò con questo pennello molto a caso perché non si mette la cipria. Questo di Saint Laurent, che è una terra, fatta così, con questo pennellone gigante perché è più comodo, ed è la 02. Questo è un blush numero 4. Con questo pennello qui vado ad applicare il blush soltanto qui sulle guance. Ora vado ad applicare l'ombretto. Parte tragica, più che altro è complicato spiegarvelo perché in realtà io non sono capace di truccarmi, però ho fatto questa cosa che così mi è venuta in mente a caso un giorno e funziona. Con questa palette, che è una palette che voi non trovate già preimpostata perché l'ho creata, diciamo, con diversi ombretti, voi comprate la palette sotto e poi comprate gli ombretti a parte, li attaccate. Comunque i colori sono questi qui, non ho i numeri però. Con questo pennello vado a mettere il colore più chiaro come base. E questa parte qui rimarrà bianca, mentre su questa parte più interna dell'occhio misto con due colori, questo e questo, e faccio la sfumatura. Questo è un trucco che io faccio molto molto spesso, soprattutto quando devo andare a fare le foto. Farò questo questa sera perché ci aggiungerò anche i brillantini sopra, quindi sarà un po' più... e niente, questa parte non me la riprendo perché... faccio girare davanti dello specchio, sembro matta, quindi tralasciamo questa. Passando al fatto che è tardi e farò tardi, ho messo l'ombretto, gli brillantini poi li metto alla fine, ho fatto anche una riga con l'ombretto nero, tipo la sfumatura. Ora devo andare a mettere il mascara, sopracciglia, matita, e poi praticamente ho quasi finito. Però sono in mega ritardo perché sono le 7:30, cioè io entro mezz'ora non sono pronta. Ho fatto un caos allucinante, però make up è completato, mancano soltanto le labbra. Devo dire che mi piace, però adesso non rende perché comunque non sono neanche vestita e tutto. Vedete, con la crema in mano, perché adesso il prossimo step, prima di fare i capelli, perché intanto aspetto che si sistema un attimo il trucco, applico questo su tutto il corpo, così profumo. Ok, ho messo il vestito, mi sono profumata, adesso vado a fare i capelli. Forse sono in tempo perché sono le 45, sono le 7:45. Considerando l'umidità, il fatto che si sono arricciati da soli, continuerò a farli un po' più ricci di così. Passo alle labbra. Io faccio vedere come mi metto, di solito la vabbè, lucida labbra, la matita così. Allora, di solito metto il correttore, però oggi non ce lo metterò. E vabbè, faccio tutto il contorno, così sembro scema. Poi vado a mettere questo burro di cacao di Sephora, però con qualsiasi burro di cacao, lo metto a fuoco, ok. Ok, poi applico questa tinta labbra qui. Della NYX, che non mi mette mai a fuoco nei video, non so perché, comunque è la numero 18, e applico. Poi con un fazzoletto tampone. Bellissimi, mi piacciono tantissimo. Ora mi sciacco un attimo le mani e poi passo i capelli. Ragazzi, non penso che sia normale, adesso sistemo tutto il bagno, prima di mettere attaccato il ferro che ci mette 3 anni a riscaldarsi. Dite, fai tardi, non è colpa mia, cioè. E mentre mi sono messa anche gli orecchini, che sono quelli che ultimamente mettendo sempre ai 18esimi. E niente, adesso pettino prima i capelli. Il ferro in realtà ancora non si è riscaldato, però cioè, mi interessa, deve funzionare. Li pettino.
Comunque mi piace troppo l'effetto che mi fa quando faccio i capelli e fa così, guardate. Cioè così è bello, poi dopo si scombinano, rimangono così. Li ho ricciati tutti, arrivato a questo punto aspetto un attimo che si raffreddano, poi li apro e ci metto un po' di lacca e un po' di spray, che è tipo uno spray che diciamo fa diventare lucidi. E poi per il resto in realtà ho finito, vado un attimo a preparare la borsa che porterò quella di Victoria's Secret, che la porto ogni 18esimo. Adesso la faccio vedere. Bene, negli ultimi 18esimi la sto portando in realtà, molto semplice, c'ha la catenina però è dentro. E questo, e adesso metto le scarpe, che metterò queste. Questo è così. Ecco il risultato dei capelli. Del trucco però, adesso vi passo la luminosità. Non so se si vede bene. E adesso vi faccio vedere l'outfit. Aspetta, lasciando il casino dietro. Ecco il vestito. Tacchi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così. E anche se è stato breve, è stato molto intenso. E niente, ci vediamo al prossimo video.